Abbiamo presentato una interrogazione alla Commissione e devo dire che l'iniziativa è nata soprattutto da noi che facciamo parte dall'intergruppo minori che si è costituito in Parlamento in modo ufficiale, e la interrogazione era per sapere quelle che sono le indicazioni che devono essere date dalla Commissione agli Stati membri e se cosa sia stato fatto per quanto riguarda proprio la situazione dei minori nell'ambito dei migranti e dei rifugiati. Quindi abbiamo chiesto in sostanza chiediamo e suggeriamo alcune linee di comportamento che dovrebbero essere diventare di tutti i paesi europei. Penso al tema dell'accoglienza dedicata ai minori, cioè quando arrivano i bambini soli, non accompagnati in particolare, ma anche in generale i minori, si deve subito aiutarli dal punto di vista psicologico, dedicare una linea di accoglienza che non sia quella degli adulti, salvo che ci sia un problema naturalmente familiare e che si faccia attenzione a non dividerli dai familiari, dai fratelli e da tenere il nucleo familiare unito. Terzo, che ci siano dei tempi rapidi, perché per i minori è fondamentale questo, nei primi centri di accoglienza che siano subito dirottati nelle case famiglia o nelle luoghi assistiti, insomma in luoghi che possono essere adatti per loro, che ci sia subito la possibilità di imparare la lingua e insieme di inserirsi dal punto di vista educativo nelle scuole, che ci sia anche un'attenzione anche ad avere il censimento anche della tracciabilità, insomma, della loro presenza, e soprattutto quello che è previsto, mi fa molto piacere, nella legge italiana, che in questo senso direi che è all'avanguardia in Europa in questo momento, che per ogni minore sia individuato un tutore. Io faccio solo un esempio, ho visto alcune esperienze positive accanto anche a tante tragedie, per esempio anche a Roma. Roma ci sono degli stati dei centri di accoglienza, di prima accoglienza, che sono però a misura di minore, non sono di prima accoglienza anonima, e che poi c'è stato sia Telefono Azzurro che Save the Children, anche altre associazioni che hanno creato questi luoghi in cui i ragazzi, spesso sono adolescenti, prima dei 18 anni in quanto minorenni appunto, vengono aiutati anche con delle figure di tutor che quindi li segue, capisce quale può essere la vocazione anche per inserirli nella scuola eccetera, e ne accompagna un po' l'inserimento. Ecco, queste figure quando sono soli è fondamentale che ci siano, altrimenti, come è successo purtroppo molte volte, questi ragazzi o spariscono o sanno o vorrebbero raggiungere per esempio dei familiari che magari sono nel nord Europa e allora non vogliono, sanno che se prendono le impronte per la Convenzione di Dublino poi sono costretti a ritornare in Italia e non è loro quella la loro destinazione, oppure purtroppo entrano anche in giri oscuri, parlo di criminalità organizzata, parlo di traffico, parlo di sfruttamento lavorativo, parlo anche a volte di vera e propria violenza. Quindi noi dobbiamo avere una protezione speciale come prevede la Convenzione ONU sui diritti dei minori. Secondo lei quanto incide intervenire subito e a un'età comunque precoce su un bambino rispetto a non intervenire? Se un bambino o un ragazzino, perché spesso sono ragazzi intorno ai 13, 14, 15 anni, non viene subito aiutato a capire da un lato quali sono anche le regole della società in cui arriva, a chi si può rivolgere, quindi c'è una segnaletica immediata, per esempio moltissimi hanno il cellulare. Allora bisogna dare delle informazioni sui cellulari, per esempio, nelle varie lingue, sapere a chi si possono rivolgere, senza che abbiano timore, non so, della polizia e magari delle figure diverse che li aiutino, e sapere anche quali sono i diritti e doveri. E questo io penso che potrebbe essere interessante, proprio qualcosa che subito gli dia questa informazione, e allo stesso tempo che stiano il meno possibile negli hotspot, insomma nella prima accoglienza, e che vadano immediatamente in soluzioni adatte per loro. Io ho conosciuto personalmente minori, perché poi è una cosa che non diciamo abbastanza, è che cosa hanno alle spalle questi minori. Allora, io ho conosciuto ragazzi afghani, ragazzi della Gambia, piuttosto che della Guinea-Bissau, eccetera, parlo cioè di persone anche che vengono o dall'Africa subsahariana o da Afghanistan, quindi paesi che in questo momento non sono riconosciuti ai fini di rifugiati all'Unione Europea, perché sono riconosciuti per ora per poter circolare liberamente in Europa come quote, soltanto i siriani, gli iracheni e gli eritrei. In Italia invece arrivano molti da questi paesi, e loro ci raccontavano di viaggi nell'inferno che hanno fatto prima di arrivare in Italia per 2-3 anni. Quindi sono ragazzi che hanno avuto nella loro storia dei tali traumi, delle tali violenze, hanno assistito alla morte dei loro amici, dei loro parenti, e quindi il ragazzino che viene non è un bambino che ha esattamente una situazione di coraggio, difficoltà, ma a chi ha delle vere e proprie
lacerazioni profonde per le quali bisogna intervenire subito anche questa dell'assistenza psicologica. Questo è fondamentale. L'accoglienza senza assistenza psicologica non è vera accoglienza.